Sindaco Pignocca, questo è Natale 2015, l'ultimo del suo mandato. Si è lavorato a lungo in questi anni per far crescere Loano dal punto di vista turistico e per renderla sempre di più un villaggio con eventi tutto l'anno. Un bilancio di questi 5 anni di attività. Devo dire che con molto piacere, in collaborazione con l'Ufficio Turismo, con l'assessore Zaccaria, abbiamo portato avanti proprio questa idea, quella di poter portare a Loano eventi tutto l'anno. Uno di questi momenti, diciamo, speciali è proprio quello del Capodanno. Noi partiamo con un periodo natalizio molto intenso che si aprirà il 4 di dicembre con l'accensione dell'albero, l'apertura del villaggio di Natale e che culminerà dopo tantissimi eventi di musica, culturali, presentazioni di libri, musica per strada e quant'altro, culminerà, dicevo appunto, con il grande Capodanno in piazza, quest'anno con Francesco Facchinetti che farà la sua performance dalle 22:30 dell'ultima dell'anno. Un'attività che si è legata moltissimo con la collaborazione delle varie associazioni che animano la città. Quanto sono importanti queste realtà per il comune? Ma direi basilare, ormai collaborare con le nostre associazioni è diventato un momento performante delle nostre tante manifestazioni. Io credo che le 50 più associazioni culturali e non, ma le tantissime associazioni sportive fanno sì che questo paese possa sempre offrire di più ai propri tanti cittadini, ovviamente, ma ai tantissimi turisti. Questo è l'ultimo Natale della prima giunta Pignocca, si comincia già a lavorare per il prossimo anno per le elezioni, come sono i lavori in corso? Ma i lavori procedono, devo dire che scaramanticamente lavoriamo già per la primavera e per l'estate prossima. In che modo però le elezioni stanno impegnando l'attività del sindaco? Beh, devo dire che sono uno dei miei pensieri principali. Ovviamente ci sto lavorando insieme con i tanti collaboratori, stiamo trovando una buona quadra. Quindi ci sarà un Pignocca bis, almeno un tentativo di Pignocca bis? Beh, non posso nascondermi, credo che sia corretto dirlo, vorrei riprovare a ricandidarmi, giusto appunto anche per mettermi a giudizio della città. Con ancora possibilmente la collaborazione della Lega, che a Loano è sempre stato un E binomio non tramite. mettiamo il carro davanti ai buoi, ma credo che i collaboratori storici della mia parte penso che possano essere con me. Ok.